Fleming Network è un progetto che ha coinvolto Politecnico di Milano insieme alla sua fondazione universitaria, la SUPSI, l'Università della Svizzera Italiana, Camera di Commercio di Como Lecco, Confartigianato Imprese Lombardia, Confartigianato Imprese Lecco, API Lecco e l'Associazione degli Industriali Cinesi. Lo scopo che ci siamo prefissi a inizio progetto è stato quello di accrescere la collaborazione trasfrontaliera mediante la realizzazione di un sistema integrato tra istituzioni, centri di ricerca, il mondo associativo per supportare le piccole e medie imprese in un processo di innovazione. Nel nostro percorso, che è durato 3 anni, abbiamo cercato di costruire un'infrastruttura permanente che ci ha permesso di avvicinare oltre 600 PMI al mondo della ricerca applicata. Il progetto è iniziato nel 2019 con 2 principali linee di intervento. La prima riguardava la creazione di una piattaforma per l'erogazione di contenuti digitali verso le aziende. Tra il 2020 e il 2021 sono state organizzate 20 sessioni informative, chiamate Tech Talk, su tecnologie di avanguardia, durante le quali abbiamo raggiunto più di 600 partecipanti in rappresentanza di oltre 230 imprese. Nel progetto sono state anche organizzate 8 giornate tecnologiche chiamate Tech Days, 4 in Italia e 4 in territorio svizzero, e con queste iniziative abbiamo coinvolto più di 450 persone. Quelle organizzate in Italia hanno visto la partecipazione più di 110 imprese. Oltre alle PMI, vere e prime beneficiarie del progetto, in questi eventi hanno partecipato anche numerose grandi aziende e multinazionali. Durante il 2020, in piena pandemia, abbiamo poi dato via una serie di eventi tematici formativi verso le PMI con la funzione di stimolare la loro curiosità e far emergere la loro necessità di innovazione. Sono stati organizzati 3 eventi di tipo tecnologico avanzato con tecnologie ancora più mirate, e questi eventi hanno visto più di 100 partecipanti. In questi eventi il rapporto tra coloro che si sono iscritti, quindi registrati a un evento, e coloro che hanno poi partecipato, quindi l'effettiva presenza, è stato quasi sempre superiore al 75%, a testimonianza della grande attenzione che le imprese hanno posto per le tematiche trattate. Un buon successo. La seconda linea di intervento invece ha riguardato la selezione di personale altamente formato, che abbiamo chiamato Innovation Expert, e la formazione di questi Innovation Expert in ambiti cruciali come quello del trasferimento tecnologico e della proprietà intellettuale. Nella nostra idea gli Innovation Expert sono gli ambasciatori del progetto PMI Network nelle aziende, quindi il loro scopo era quello di visitare le aziende e promuovere i contenuti scientifici di altissimo livello. Tra le aziende che hanno seguito gli eventi di stimolo, 58 sono state coinvolte in processi di innovazione. Insieme agli altri membri del team di PMI Network abbiamo ascoltato le necessità degli imprenditori, delle piccole e medie imprese, e ne abbiamo accompagnati 35 in processi di innovazione. Nei campi relativi alla produzione industriale, alla meccatronica, alla chimica, alle materie plastiche e alle scienze della vita. In particolare abbiamo eseguito 14 studi di fattibilità avanzati nel campo della meccatronica, del trasferimento di proprietà intellettuale, della sicurezza sul lavoro e sul tema dell'economia circolare. Quindi abbiamo supportato 19 aziende nella stesura di progetti di ricerca per ottenere finanziamenti in bandi individuati dalle associazioni di categoria, e 15 di questi 19 sono stati finanziati. Una parte dei progetti ha visto la collaborazione di studenti della magistrale di ingegneria e dei corsi di dottorato, che hanno quindi partecipato attivamente al progetto di innovazione. Grazie alle attività di accompagnamento all'innovazione, 3 aziende hanno deciso di finanziare altrettanti progetti di dottorato, 4 aziende hanno invece deciso di proseguire la ricerca facendo un contratto di ricerca con il Tecnico di Milano e con SUPSI. Se dovessi riassumere l'esperienza di PMI Network in una sola parola, questa parola sarebbe connessione. Connessione come motore per la generazione di valore. L'innovazione non può crescere se non attraverso lo scambio di conoscenza e la collaborazione fra persone, imprese,
organizzazioni, enti, istituzioni che attive in ambiti diversi possono generare valore promuovendo sinergie. Ciascuna realtà può portare competenze e prospettive che arricchiscono il network nel suo insieme, così generando la crescita della collettività oltre che del territorio. Innovazione. PMI Network è stata la scintilla di un modello di innovazione che abbiamo costruito grazie alla collaborazione tra il mondo accademico, le istituzioni e le associazioni imprenditoriali con cui abbiamo condiviso questo percorso. Ed è un'innovazione dell'approccio, cioè territori diversi, con nature diverse, che si sono messi insieme per cercare di dare un'impronta e supportare quello che è la rete di PMI. Quindi è stata un'esperienza decisamente positiva. La parola chiave per me è passato, presente e futuro. Credo infatti che questo progetto sia stato una grande occasione, opportunità per comprendere come il giusto mix tra tecnologia, capitale umano e il saper fare, che è il grande valore delle micro e piccole imprese che come Confartigianato ci onoriamo di rappresentare, sia il mix giusto per affrontare le sfide, le grandi sfide del futuro che attendono le micro e piccole imprese, partendo in primis da una valorizzazione di quello che è il grande patrimonio, che è proprio il sapere, le conoscenze, le competenze acquisite. La parola che ho scelto è facilitazione. PMI Network è stata un'esperienza stimolante per noi e per i nostri associati. Il modello di cooperazione che abbiamo adottato ha permesso di agevolare le interazioni con e tra le micro e piccole imprese che rappresentiamo. Grazie alle competenze di ciascun partner di progetto attraverso gli eventi tematici e all'Innovation Expert, siamo riusciti ad amplificare la nostra capacità di ascolto delle esigenze dei nostri imprenditori e facilitare l'accesso al mondo accademico, alla ricerca e al trasferimento tecnologico. Interazione. Un'occasione per promuovere sul territorio un confronto e uno scambio reciproco di competenze e conoscenze tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto. Un'iniziativa molto interessante da valorizzare e consolidare per favorire il trasferimento tecnologico. Conoscenza. Con PMI Network, Svizzera e Italia si sono messe in gioco le università, le istituzioni, le realtà associative e le imprese che hanno avuto l'opportunità di conoscersi e di condividere gli obiettivi. La cooperazione oltre confine ha permesso inoltre di far emergere i tratti comuni su cui ora continuare a lavorare per massimizzarne il valore e mettere in risalto le singole peculiarità da cui possiamo trarre il reciproco arricchimento nell'interesse dell'intera area transfrontaliera. Che cosa ci portiamo a casa dall'esperienza che abbiamo visto? Sicuramente la cultura aziendale rimane il motore della generazione e promozione dei processi di innovazione. Analizzando le attività di disseminazione fatte, vediamo che quando portiamo tematiche di alto livello rispetto a tematiche specialistiche a confronto con le aziende, la tematica di alto livello ci permette di raggiungere un più ampio numero di aziende, riducendo tuttavia il numero probabilmente di quelli che sono i contatti che vengono fatti in un secondo momento. Mentre invece quando realizziamo un'attività specialistica, quindi una disseminazione anche molto tecnica con poche aziende, lì diventa chiaramente molto più semplice creare un colloquio diretto che porta poi ad una ricaduta generalmente più diretta su quello che è l'attivazione di progetti di ricerca. Secondo punto, il finanziamento di un'attività di studio di fattibilità come quelle realizzate in PMI Network hanno permesso alle aziende di abbattere quello che è il livello di rischio percepito nella realizzazione poi di un progetto di innovazione e procedere in maniera più serena ad aumentare il loro commitment nell'attività di innovazione stessa. L'ultimo elemento è quello della trasfrontalierità del progetto e quindi delle esperienze che abbiamo fatto a cavallo della rete. Da un lato sicuramente la massa critica di competenze ed expertise che le aziende hanno potuto sfruttare mettendo a fattor comune ciò che è presente in Politecnico di Milano, ciò che è presente in SUPSI, è stato un beneficio a mio avviso immenso. Similarmente le attività poi
portate proprio operativamente avanti con aziende italiane e svizzere hanno trovato anche la possibilità appunto di realizzare dei momenti di confronto e di progettualità anche tra aziende a cavallo della frontiera. Sicuramente questo darà un grande valore aggiunto a quello che è la nostra capacità di innovazione sul territorio e alla promozione della trasfrontalierità. È stata un'esperienza decisamente positiva. Credo che l'obiettivo sia stato pienamente raggiunto. Darà un grande valore aggiunto a quello che è la nostra capacità di innovazione sul territorio. Sarebbe veramente molto bello poterlo portare avanti anche in futuro per il bene di tutto il territorio. Siamo immersi in un mercato globale per il quale servono delle soluzioni comuni. Davvero la sensazione è quella di essere passata da una comunità di persone a un gruppo di amici alla fine. È stata una bellissima avventura con dei partner di livello con cui si sono create delle forti sinergie. Le sinergie che sono nate sicuramente saranno strade già tracciate da percorrere insieme per continuare a fare innovazione, perché l'innovazione è l'unico modo in cui si può crescere e bisogna continuare.